20 giugno 1837. La regina Vittoria sale sul trono britannico a 18 anni, designata alla successione dallo zio Guglielmo IV, rimasto senza eredi. Vista la giovane età, si lascia consigliare dal primo ministro Lord Melbourne, leader dell'ala più liberale del partito Whig. Nel 1840 sposa Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, un matrimonio felice, dal quale nascono 9 figli. Dopo il matrimonio, Vittoria abbraccia le idee più conservatrici del marito, lascia i Whig e diventa una fervente sostenitrice del partito conservatore. Negli ultimi 20 anni di regno, la popolarità di Vittoria raggiunge i massimi livelli. Considerata un esempio di onestà, moralità, patriottismo e dedizione alla famiglia, Vittoria è il simbolo della solidità dell'impero britannico. Il suo regno dura 63 anni ed è il più lungo nella storia dell'Inghilterra.